Bene, cari amici, buon pomeriggio. Oggi ci troviamo in un'azienda che si trova nella zona vicino, diciamo, Foggia, vicino... Sì, qui è Comune di Lucera. Comune di Lucera. E siamo in questa azienda che è dei Fratelli Carino. E siamo con Cristoforo, che è collega... È un mio collega. Ecco, di Francesco. Ma siamo venuti qui perché loro ci hanno... un allevamento di pecore, al di là anche di altri allevamenti, ma le pecore ci interessavano, le pecore perché è una razza particolare, no? La gentile di Puglia, e poi vi diranno loro perché loro sono competenti, sono tutte e due veterinari, e però noi veniamo qui perché io credo che il titolo più caratteristico, particolare che noi diciamo di Gesù come Salvatore è l'agnello, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Questo è quello che ci ha ricordato San Giovanni Battista. Quindi noi ci mettiamo un po' di aspetto spirituale in questi momenti che noi viviamo, altrimenti ecco, ci sono tante altre trasmissioni, però noi vogliamo ecco, conoscere tante cose di questi ambienti e però mettere anche quella caratteristica, quel messaggio spirituale che vogliamo vivere in tutte le situazioni della nostra giornata. Bene, allora do la parola a loro che sono competenti perché vogliamo conoscere un po' questa situazione di queste pecore e anche il momento particolare che stanno vivendo. Allora, innanzitutto siamo venuti in questa azienda dei Fratelli Carrino perché il collega Cristoforo è un appassionato proprio di questa razza e adesso ci spiegherà anche i motivi per i quali lui ha scelto questa razza. E il momento particolare che diceva Padre Rinaldo è il momento dei parti, per cui cercheremo di farvi vedere un po' tutta la proprio dal parto in poi fino a quando poi mungeremo le pecore, faremo il formaggio e tutto il resto. Per cui adesso passiamo alla parola. Lo assaggeremo pure, a Cristoforo, lo gusteremo pure. E gli volevo chiedere come mai avete scelto questa razza, diciamo. Allora, questa razza non l'ho scelta né io né i miei fratelli. Questa razza la alleva la mia famiglia da sempre. E noi siamo una famiglia di origine molisana di Frosolone e quindi qui ci troviamo proprio per la transumanza. Ed è la pecora che allevavano tutti gli allevatori, almeno qui della provincia di Foggia, del Molise e dell'Abruzzo, perché c'è stato un tempo in cui praticamente gli allevatori facevano tutti la transumanza. E la pecora per eccellenza della transumanza era la gentile di Puglia, proprio perché è una pecora molto rustica. Quindi una pecora che riesce a vivere bene sia sulle montagne alte dove ci sono c'è un clima più fresco, più freddo. In autunno le temperature si abbassano parecchio, insomma, lì in montagna, come pure in primavera quando vanno. Quindi ci vuole una pecora rustica. Rustica per la resistenza, diciamo, climatica, ma gentile per quanto riguarda il cibo, perché come accennavamo prima, lei nella scelta del cibo sceglie proprio tutte le erbe più prelibate, i fiori, a differenza di altre pecore che mangiano di tutto, proprio rasano fino ad arrivare alla terra. E quindi questa è la scelta. E siccome noi continuiamo a fare la transumanza, è uno dei motivi per cui l'alleviamo. Ah, bello. Oggi
La Gentile di Puglia, in quasi tutta diciamo Italia, è presente con circa 5.000 capi, no? E il motivo per cui c'è stata questa drastica riduzione sicuramente è dovuta al fatto, innanzitutto, che non si fa più la transumanza, siamo rimasti pochi a fare la transumanza, ma poi anche perché è una pecora che è vero che è a triplice attitudine, nel senso che dà sia la carne che il latte che la lana, però non dà quantitativi elevati né di carne e né di latte. Rimane la lana come elemento diciamo molto particolare e pregiato, perché la Gentile di Puglia si può definire la Merinos italiana e quindi ha una lana più pregiata che noi abbiamo in Italia, senza togliere nulla a un'altra razza che è la Sopravvissana, no? La Sopravvissana è una razza sempre di origine Merinos, soltanto che poi lei è stata selezionata e allevata in altre parti d'Italia, nel Lazio, e la Gentile invece è nella Puglia. Per cui diciamo che la differenza è stato il selezionarle in due ambienti diversi, e si sono create due razze molto simili, però una è fatta in un modo e l'altra è la Gentile di Puglia. E noi la continuiamo a allevare perché comunque abbiamo anche un piccolo caseificio in azienda, e il latte di queste pecore, pur essendo prodotto in quantitativi ridotti, però è un latte molto pregiato, è un latte che dà dei formaggi eccellenti, di alta qualità, e quindi un latte di altissima qualità. Lo fate stagionare, lo fate... Sì, noi facciamo dei formaggi che possono essere utilizzati freschi, come tipo il primo sale, e poi man mano che stagionano, diciamo, in base alla loro stagionatura, vengono... Sempre prodotto solo dal latte delle nostre pecore, sì, della Gentile di Puglia, sì. E delle nostre pecore. Sì. Altro latte non ne prendiamo, ecco. È solo il nostro. Un'arca di scienza, qualche altra domanda vuoi fare? O dopo vediamo un po' anche la tutta la situazione, magari anche quando vedremo nel caseificio, quindi sì, ma c'è anche questi momenti che vivono. Per esempio, adesso noi siamo venuti perché il tempo è il periodo del parto, sì, degli agnelli, e ci sono anche tanti agnelli che poi vediamo che già sono di un po' di giorni, di una decina di giorni. I più grandi hanno 20 giorni. 20 giorni. I più grandi. Nell'arco di un mese devono partorire tutte le pecore gravide, per cui era previsto il periodo, diciamo, di ottobre. Noi diciamo che suddividiamo i parti in tre volte durante l'anno, no? Il primo avviene in ottobre, sarebbero gli agnelli natalini, perché praticamente poi verranno venduti per il mercato di Natale. Poi partoriscono le altre pecore tra fine gennaio e inizi di febbraio, e sono quelli destinati al mercato pasquale. Poi abbiamo i cosiddetti agnelli mulacchi, sono quelli figli delle pecore che sono partorite adesso e che praticamente ripartoriranno di nuovo in aprile. L'anno. Una parte partorisce, diciamo che in due quelle anni facciamo tre parti. Robusta. Sì. Sì, va bene. E quindi questa è la produzione dell'agnello. Sì, sì. E quindi ci sono delle cure particolari, diciamo, per queste pecore madri, no, che vengono custodite un poco di più, vengono assistite. Beh, certo. Mi dicevi che c'erano anche i, come si chiamano queste, le... Abbiamo dei box dove mettiamo gli animali appena partoriti, in maniera tale che non si crea confusione in mezzo a tante pecore, e quindi l'agnello, una volta che la mamma riconosce il suo odore e l'agnello pure sente la voce della mamma, si crea un legame che rimane indissolubile per tutta la vita dell'agnello, e si riconoscono mamma e figlio in mezzo anche a mille pecore. Cioè, è bello, sì. Questo poi
è un momento particolare. Sì, poi lo vedremo quando... Sì. Ma questa attenzione, diciamo che c'è, ecco, per sì. le pecore madri c'è questa attenzione. Hanno, no? Bisogna ecco. curarle meglio come e ci di ricorda più delle altre. Proprio anche questo, questo legame, no? Oppure questa attenzione che anche Dio ha per noi proprio con questo esempio, no? La Sacra Scrittura sta che ecco, l'attenzione che ha per le pecore madri, oppure quelle che vanno più piano e che vengono accompagnate, no? Quindi è bello. Credo che la vita dell'allevatore, ma anche dei pastori, ci sono delle persone che sì. li curano, assistono questi animali, è una vita veramente di attenzione, di, eh sì. Ma di cura, è una, diciamo che è un'attenzione particolare che poi viene spontanea a chi è di questo mestiere, perché è come se si interagisce, no, con l'animale, sì. si capisce di che cosa hanno bisogno. E una persona che non conosce questo mestiere, molte volte alcune cure non le può dare, non sapendo. Dare. Poi in particolare lui, essendo anche veterinario, li capisce ancora, di più. Ancora di più. Capisce anche il lato sanitario. E questo, questo anche è molto bello, certo. No? Quindi c'è questo, questa cosa completa, no, di rapporto. Sì. Sta bene. Ecco, ci siamo spostati in un'altra zona dell'ovile, qui, del grande ovile che ha questa azienda, per vedere ecco, un aspetto particolare, caratteristico del gregge, che è necessario, insomma, i montoni. Ecco, e ci sono dei montoni di due specie, due sì. razze. Sì, qui ci sono i montoni di razza gentile di Puglia, che sono quei mondoni che hanno sempre la lana tipo merinos e le corne a spirale. È una caratteristica proprio di razza. Nella gentile di Puglia il maschio deve avere le corna a spirale e la femmina soltanto una percentuale, massimo il 10%. Diciamo, anche di corna. Anche le corna non sono come così queste vistose. Grosse, così vistose come quella dei maschi. Poi gli altri arieti sono di una razza da carne, sono una razza francese, il Berrichon, che noi li utilizziamo per fare un incrocio, l'F1 con la gentile di Puglia, in maniera tale che abbiamo degli agnelli con un peso maggiore e una resa migliore. Più carne. Le agnelle che noi lasciamo come rimonda, per farle poi crescere, farle diventare pecore, però sono solo quelle di razza gentile di Puglia. Gentile. Questi arieti li teniamo soltanto per fare un agnello più pesante, che è più richiesto dal mercato. Sì. Altrimenti uno dei problemi, probabilmente anche della riduzione numerica di questa razza, è proprio perché oggi l'agnello si vuole con una resa maggiore, no? E quindi in questo modo lo pagano anche di più. L'economia moderna, diciamo, esatto. la resa. Esatto. Ecco, sì. Comunque sì, adesso noi ecco, vogliamo ringraziare Cristoforo che ci fa veramente una guida veramente straordinaria, perché competenza e anche passione, si nota la passione per questo, sì. per questo lavoro, no? E che oggi non è facile perché si cerca veramente soltanto ecco, il lavoro comodo, tranquillo, e invece quando c'è la passione, soprattutto che dicevi di generazione in generazione, si superano tutti i problemi. C'è gusto non c'è perdenza, quindi ci rivediamo prossimamente, perché vogliamo ancora farvi conoscere dei momenti veramente belli e straordinari di questa vita, e anche e soprattutto delle pecore con gli agnelli. A voi pace e bene. Ecco, cari amici, buongiorno. Siamo ritornati in questa azienda, l'azienda che è ricca di pecore e oggi è ricca di agnelli. È un'azienda particolare, poi ci dirà Francesco, come anche chiederemo qualche cosa a Domenico, che è un altro dei componenti di questa famiglia.
che custodisce questo bene, che è il bene delle pecore, il bene della tradizione, diciamo, pastorizia. Ecco, è veramente stato molto bello, emozionante ritrovarci qui nel momento in cui gli agnelli hanno incontrato le loro mamme. Sono qui intorno a noi alla ricerca, perché con la tranquillità stanno proprio bene in questo ambiente. Ecco Francesco, allora noi ci ritroviamo qui e cosa ci dici di questa? Niente, questo abbiamo visto uno dei momenti più belli proprio della giornata dell'allevatore, quando gli agnelli arrivano dopo essere stati la notte separati dalle mamme, che cercano la propria mamma, e in mezzo a tantissimi animali ogni mamma, avete sentito che caos, come le chiamano, la mamma chiama il figlio chiama la mamma, si incontrano e così possono allattare. Poi nelle riprese sicuramente Saverio ha fatto vedere anche che c'è sempre qualche agnello che però al posto di aspettare a cercare la mamma va a rubare il latte alle altre mamme, però come la mamma se ne accorge si sposta di un po' e poi fa riprendere il proprio figlio a allattare. Questo è proprio un momento bello proprio da filmare proprio. Bello, sì, è stato molto bello. E diciamo, dicevo, sa Domenico e l'altro componente fratello, della famiglia, sì. E fratelli. Dunque, qui quindi avete queste pecore che durante l'estate stanno su in montagna. Sì, vanno in montagna, qua e vanno poi nei pascoli del subappennino. Ecco, sì. E invece l'inverno lo tenete qui in azienda, soprattutto in questo periodo che c'hanno pure gli agnelli piccoli. Sì, ritornano. Quanto tempo stanno insieme questi gli agnelli? Circa due mesi. Due mesi. Quindi li crescete con tanto amore, con sì, tanta attenzione. È proprio la passione che, ecco, che abbiamo, ecco, da generazioni che si tramanda questo fatto, e quindi siamo quasi alla quinta generazione che con sempre questo, si ripete questo fatto. È una cosa quotidiana per noi. È molto bello, insomma, sì, è particolare bello. Attenzione a questi piccoli animali che crescono, diciamo che poi, insomma, vengono cresciuti con il benessere, con tutto in un ambiente, con la paglia, anche se il tempo bene, diciamo, è un po' duro, però bisogna custodirli. Sì. E sta bene, quindi avete e questi qua, poi avete pure altri animali qui sì, nella abbiamo zona. Abbiamo delle bufale, delle mucche, i cavalli, perché proprio è la tradizione così. Va bene, noi ci auguriamo di poter ritornare ancora una volta qui, perché abbiamo visto che siete molto ospitali. Sempre e possiamo vedere anche qualche altra fase, no? Certo. Della crescita di questi animali, anche della sì, perché parte di questi agnelli sono destinati alla crescita, alla rimonda, quindi. Ah, belli, belli. Vedremo belli anche la mongitura, sì, e anche la classificazione. Sì, e ci ripromettiamo anche di partecipare a questa piccola transumanza. Adesso teniamo le pecore che sono in asciutta, che stanno ancora in montagna, che dovranno scendere a breve, insomma, fra una ventina di giorni. Bene, allora ci risentiremo e ci rivedremo, e ci auguriamo sempre di avere la possibilità di incontrare questi piccoli animali che, ci ricordiamo, sono il segno particolare del Signore Gesù. Lui è l'agnello che ci salva, e quindi ecco, è l'animale più caratteristico e a noi deve essere più caro. Allora, ecco, siamo entrati qui nella cappellina, e questa cappella è dedicata
a San Giuseppe, che possiamo vedere poi la statua che sta sull'altare. Vieni, Auri, vieni qua, Auri, vieni qua, stai giù, giù, seduto, 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 vedi, seduto. E quindi con noi sta questo magnifico cane, e però noi vi vogliamo mostrare il santo che custodisce tante aziende, soprattutto le aziende dove ci sono gli animali. Penso che tutti quanti abbiamo sentito parlare di Sant'Antonio Abate. È stato uno dei primi eremiti, un'esperienza bella di quest'uomo che da giovane ha ereditato beni grandi, straordinari dai genitori. Lui aveva una sorella e erano questi due, vivevano insieme. E a un certo punto, andando in chiesa, ha sentito parlare del Vangelo che la cosa più importante è seguire il Signore e non preoccuparsi dei beni di questo mondo. E quindi ha venduto i suoi beni, ha fatto custodire la sorella in un monastero di suore, quindi di monache, e lui si è ritirato nel deserto. Ed è il padre, diciamo, possiamo dire, il padre del monachesimo orientale, perché è stato il primo eremita che poi ha avuto anche dei discepoli. È una bellissima storia quella anche di tutte le esperienze che lui ha fatto nel deserto, nel silenzio e nella contemplazione. Ecco, Sant'Antonio è chiamato protettore degli animali e in genere è rappresentato, no? Le sue statue vengono rappresentate con degli animali vicini, soprattutto dei maiali, no? E quindi, ecco, viene invocato come colui che protegge tutti gli animali. E se protegge gli animali, soprattutto protegge anche le persone che custodiscono questi animali. E allora a Sant'Antonio vogliamo, ecco, affidarci prima di tutto per i nostri percorsi, i nostri cammini, anche quotidiani, il nostro lavoro, ma soprattutto, ecco, chiedere a Lui che ci aiuti ad avere un cuore libero. Tante volte noi, anche se non abbiamo dei beni grandi, straordinari, per delle piccole cose, no? Facciamo tante, tante storie, anche nelle famiglie ci sono tanti litigi per delle eredità, che poi se andiamo a vedere sono delle eredità minime. E allora Sant'Antonio ci deve aiutare ad avere il cuore libero dai beni di questo mondo, li dobbiamo usare, dobbiamo, soprattutto chi ha la famiglia, cercare di aumentare i propri beni, però avere sempre quella serenità di cuore, e questo lo possiamo avere se seguiamo veramente il Signore Gesù. Ecco, cari amici, durante questo tempo che ci fa vivere il ricordo della nascita di Gesù, abbiamo pensato di mostrarvi un po' la realtà delle pecore, dei greggi, diciamo, no? E quindi vi abbiamo presentato una parte della vita delle pecore gentili, di questo allevamento che è qui in Puglia. E siamo qui davanti al presepe per dirvi che anche la prossima puntata sarà dedicata a questa situazione, a questa, la vita di questo gregge, e perché pensiamo che, per esempio, nel presepe ci sono sempre, c'è veramente la presenza di tante pecore e soprattutto anche dei pastori. Come abbiamo detto che, ecco, l'agnello è Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ci ricordiamo che Gesù ci dice che noi facciamo parte del suo gregge, e quindi vogliamo accogliere questo dono che Gesù ci fa di se stesso, ma anche come guida per il nostro cammino. E quindi ci rivediamo domenica prossima, sempre con l'incontro e con questa esperienza della vita di un gregge. Buona domenica a voi.